Mercoledì 6 maggio 2015, io sono Bella Shahmirz e questa è una nuova puntata di Good Morning Milano. Buongiorno a tutti e ora vediamo cosa succede in città. Apriamo con la scuola. Ieri 5 maggio sono scesi in piazza 30.000 persone per protestare contro la riforma della scuola prevista dal governo Renzi. Accanto ai sindacati hanno partecipato alla manifestazione insegnanti, studenti e cittadini. Secondo quanto riferito dai dati sindacati, sono arrivati il pullman anche da Piemonte, Val d'Aosta, Veneto, dal Friuli Venezia Giulia, da Trentino e Emilia Romagna. E ora una bella notizia per tutti i milanesi. Nasce infatti a Milano il mercato metropolitano, uno spazio di circa 15.000 metri quadri negli ex magazzini della ferrovia di Porta Genova, che offre per Fuori Expo, il circuito di eventi che coinvolgerà aziende, visitatori e cittadini, un modello di acquisto sostenibile e solidale. Sono previste nello spazio esterno, oltre a un mercato con banchi di frutta e verdura, negozi indipendenti, street food, prodotti tipici e orti urbani. Al coperto invece si potranno trovare i banchi del fresco e botteghe con prodotti da consumare al momento. Sono previste anche le attività di intrattenimento per i più piccoli. Appuntamento oggi alle ore 12 in via Alemagna 14 al Parco Sempione, dove l'assessore Chiara Visconti parteciperà alla presentazione del progetto Casa del Verde Cascina Nascosta. Una storica struttura situata nel cuore del parco, inutilizzata da anni, viene restituita alla città grazie ad un bando pubblico e sarà gestita da una cordata di associazioni. La struttura è facilmente raggiungibile dall'ingresso del parco, situato alla sinistra della Triennale in direzione Torre Branca. Inizia questa sera e prosegue fino al 29 maggio il Festival Missei, un progetto di teatro civile, storico e di attualità, che si svolge in spazi diversi da quelli tradizionali, privilegiando luoghi inusuali sia pubblici che privati. La rassegna, promossa dal Consiglio di Zona 6 del Comune di Milano, ha in cartellone 19 spettacoli realizzati da 15 compagnie teatrali e associazioni culturali del territorio. L'ingresso è libero. L'obiettivo principale di Missei è quello di raggiungere pubblici nuovi grazie ad una programmazione attenta all'attualità e diffusa in spazi facilmente accessibili come biblioteche, palestre, parchi e giardini. Per oggi è tutto, io sono Bella Shahmirz, vi auguro una buona giornata e ci vediamo domani con Good Morning Milano!